Allora, buonasera a tutti, mi sentite bene? Spero, a parte si potrebbe parlare credo anche senza microfono, perché la sala è forse anche troppo ristretta visto il numero dei partecipanti. Benvenuti o benvenuti a tutti, ovviamente, signore, signori, amici, benvenuti a tutti quelli che sono ovviamente operatori stasera accanto a me e che vi illustreranno questa sorta di giallo della scoperta, definiamolo così, perché è una storia, come capirete, molto affascinante. Direi c'è qualcosa di speciale in tutto questo. Io non voglio rubare spazio ovviamente ai relatori, a quelli che ci illustreranno i termini, diciamo così, pittorici della questione, la presentazione di questo affresco che vedete alle mie spalle, che come quasi tutti voi io credo che sappiate che è stato scoperto per caso. Poi il resto ve lo spiegheranno ovviamente gli addetti ai lavori. Io come governatore ringrazio ovviamente moltissimo tutti quelli che hanno contribuito a questa diciamo scoperta, fra virgolette, a questa nuova opera che rappresenta un ulteriore tesoro nell'ambito di questa bellissima chiesa che è per noi empulesi Sant'Agostino, in realtà Santo Stefano e Agostiniani, come sapete tutti, che la misericordia ha l'onore e un piccolo onere, fra virgolette, di gestire da qualche tempo per tenerla aperta al godimento, perché così mi piace dire, perché così sento, al godimento della nostra popolazione. Per anni non è stato così, grazie alla scelta del mio predecessore di Giovanni Pagliai, questa è una chiesa che tutti noi e tutti voi ovviamente godete, è aperta, piena di tesori bellissimi che forse non tutti neanche conosciamo, per cui che vi devo dire, godetevi la serata, diciamo, direi anche buon divertimento perché è uno spettacolo, per cui vi ringrazio moltissimo di essere così numerosi. Probabilmente abbiamo preso le misure un po' strette perché, come si dice, sono iniziative pseudo-culturali soprattutto, e evidentemente non abbiamo preso le misure giuste. Grazie, grazie a tutti. Passo la parola al rappresentante dell'amministrazione accanto a me. Grazie.